Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati nuovamente qui su Imperator Rome. Sai dove devo? Qua si sfoca nel nulla. Taulanti, Amauri, Rome e Dodecascone sono più di noi in questo punteggio, ma vabbè, chi se ne frega. L'importante adesso è farci scendere un po' l'aggressive expansion per tutto quello che è capitato. Allora, volevo vedere un attimo la situazione diplomatica com'è. Perché allora, noi come vassalli cosa abbiamo? Abbiamo Dodecascoinos. Abbiamo dei capoli. No, con la Giudea siamo solo in commercio. Con Cipro siamo solo in commercio. C'è una rivolta di Tammud. E qua c'è questo stato che è appena nato. Vorrei capire un attimo se riusciamo a. Ah, questi sono uno stato vassallo di Tammud. Ok, è scappato nell'impero dei Seleucidi. Prendiamo chi? Vediamo un attimo se c'è qualche famiglia scoronata. Dopo che lui è scappato. Non sembra. Mettiamo un Eugaride. Che se non ha un. Mettiamo anche un Leuconide, questo mi è molto fedele, non ha troppi grilli per la testa. Allora, quindi quello è un vassallo di Tammud, però di... della Samaria, scusate. È un vassallo della Frigia. La Giudea è un vassallo della Frigia, questo è un vassallo nostro. In guerra con l'Armenia. Ma loro non ci vogliono bene. Ma allora facciamo un attimo una cosa, facciamo che miglioriamo le nostre relazioni. Ci sta. Abbiamo stabilito un'ambasciata, qua non abbiamo i diplomatici da gestire, abbiamo solo della diplomazia attiva. Qua abbiamo 679, mancano ancora più di 100 anni. No, è morto il governatore della Cirenaica. Mare. Allora, chi mettiamo come governatore della Cirenaica? Mettiamo. Boh, lui che mi è discretamente fedele, non è troppo potente come finezza, quindi potremmo tenercelo per qualcos'altro. Ci potremmo tenerci qualcun altro per qualcos'altro più avanti, vai. Tanto mi pare che abbiamo la policy per cui i governatori guadagnano fedeltà nei nostri confronti. No, stavo cercando di capire. Ci sono altre zone in cui possiamo espandere la nostra influenza? Forse su Cipro. Cipro è uno stato vassallo della Frigia? No, la Frigia è garantito dalla Frigia. Aristotele Nicocride si chiama? Ha solo 9 anni ed è re di Cipro. Offer client status. No, non ci vogliono bene neanche loro. Quindi facciamo un improve opinion nel mentre, dai. Ok. Ok, lui vuole qualcosa di più importante. Visto la sua prominence, vorrebbe essere governatore di qualcosa, ma come finezza è davvero poco. Sei stupido. Facciamo che dargli la. Possiamo dargli la Cirenaica. Com'è che si chiama lui? Ha pochissima. Ok,
lui? Sì. No, io vorrei questo. Sì, ho preso un po' di Tyranny, ma vabbè. Cioè, l'altro aveva un'idea decisamente più sensata, ecco, per la provincia. No, ma tra l'altro, ecco, il governatore di questa provincia qua, di Karga e di Farfara, che cosa hanno? Civilization? E qua è? Local autonomy. Ma io preferirei che ci mettessi anche un Civilization effort. Vai. E no, io qua direi anche qua un civilization effort, e qua un civilization effort, e anche in Sino un civilization effort, così magari riusciamo a contenere un po' i barbari e toglierceli per sempre dai piedi. Non so, ma intanto abbiamo la Tyranny che scende abbastanza in fretta, quindi non è troppo difficile cambiare questo qua. Ok, dobbiamo mettere il nostro Arcisomatofilasso. Mettiamo lui, l'onomastide. Ci sta, mi sembra uno sensato. Non corrotto, fedele. Non ci toglie dalla gente troppo potente. Aia, dei barbari. Dove? Qua giù? Abbiamo detto che non c'erano dei problemi qua. Cavolo, cavolo, cavolo. Questo è un gran problema. Cavolo, cavolo, cavolo. Niente, marce forzate fin qua. E poi con marce forzate prendono un sacco di attrito poi. C'è uno stronghold dei barbari là, eh. Sì. Non c'è una mappa sui barbari? Ah sì, questo. Ok, in cui fa vedere che ci sono queste zone qua. Ah, ma anche qua? Mareu, Mareu, anche là. Oh, è contento che gli abbia dato la roba e ci ha dato un sacco di soldi. Porca miseria, qua quanto può mantenere di gente questo tizio qua? 15. Facciamo così allora. Così. E voi 21 invece li tengo qua. Antibarbari. Lo so che stanno pillaggiando la zona. Porca miseria. Avrei dovuto farci più attenzione. Niente, stiamo iniziando adesso a capire esattamente come funzionano i barbari e come contenerli. Questi sono 13, quindi non dovrebbero darci troppi problemi di mantenimento. C'è una pianura, quindi. Questi 20 qua. Allora, ma se io questi 20 li spezzassi. Questo è un supply limite di 14. E io potrei mettere 14 là. Non ha un deserto questo. Quindi allora io farei che togliere, creiamo una nuova unità in cui ci togliamo un po' di gente, togliamo un po' di cavalleria, ma possiamo anche togliere 5 di cavalleria. C'è un'altra cavalleria che non gli è fedele, ok. Oh, questo settimo stratosso lo mandiamo,
che si va ad unire con gli altri in Grecia. Le altre navi dove sono? Ce le ho là in Grecia, vero? Sì. E le altre, le restanti 15, le spediamo dall'altro lato. Magari arrivano anche prima di quegli altri 20.000 che ho appena mandato. Vabbè, loro stanno andando. Però no, aspetta che ne tiene. Ha detto che ne tiene 14.000. Boh, adesso vediamo, è che vada, togliamo un'altra truppa. E la spediamo da sola, pian pianino. No, mi spiace. Sì, il settimo stato non è il comandante. E si è distrutto anche te, Tiamat. Questo probabilmente ha un mantenimento più alto, perché la popolazione sta morendo, che di fame, che hanno un mantenimento così basso. Più che altro. Allora, le rivolte serali ci decida dei soldi. Va bene, grazie, molto gentile. Allora, oh man, cosa facciamo? Facciamo un. C'è qualcosa sulla civilization? No. C'è la ricerca, aggressive expansion, change. Ma credo che farei questo, sì. Ci sta. 0,26 al posto di 0,21 vuol dire che ci migliora decisamente la situazione. Ma voi tornate qua. Nel mentre. Ci stanno saccheggiando tutta quella zona, perché ho sottovalutato la situazione, pensavo non ci fossero dei barbari, e poi è stato proprio un grande errore quello da parte mia. Assedio andiamo a spezzarlo con questi. Vorrei fare poi dei marketplace qua, non dei training camp. Che generale hanno loro? 6 sempre. Questo dovrebbe essere decisamente più forte del loro. No, è l'ultima che saccheggerete, sai? Oratory Advance, allora loro stanno tornando in qua. Vediamo un attimo se possiamo permetterci qualche nuova invenzione sull'oratoria. Rapid Character, Aggressive Expansion Change, Control Range Modifier. Allora, questa ci sta di brutto, e anche questa. Ok. Allora, voi potete tornare là. Supply limit questo è 13 perché è diminuito per il discorso. Stanno installing. No, ma la popolazione sta aumentando. Pian pianino, quindi prende un po' di attrito perché siamo di più. Ah, 28 mi pesa! Perché i cavalli sono molto più impattanti. E niente, allora dobbiamo togliere tutti i cavalli.
Posso togliere tutti i cavalli? Posso toglierne solo due. Poi quanto restano in 9? Prendo l'attrito anche stando in 9? No, pesano 12. Allora facciamo che lasciamo ancora 1 e 1, 2 qua. Vediamo 15 di popolarità, Mareo. Dove vanno? Vanno sempre a Tenete, vabbè. Niente, quindi vedo che questi qua insieme ci stanno bene. Ma perché dice che pesano 8? Ah, perché prima. Vuoi vedere che prima mi contava gli altri. Sì, probabilmente mi stava contando gli altri che stavano passando. No, andiamo un attimo a vedere se non sono stati sconfitti del tutto. Stanno andando a Kellis. Qua, potete stare tutti insieme? Sì, ottimo, allora state qua. Buono. No, i barbari sono stati sconfitti qua in basso, mi sembra di aver capito. Ok, quindi voi andate qua a Paramon in modo da non prendere troppo attrito. Questi ci stanno? Sì, no, non prendono attrito. Non hanno preso per arrivare in qua, ma adesso si ripiglieranno, perché questi tra un po' ci saltano addosso. Io qua prima, piuttosto che fare un training camp, farei un marketplace. Va bene, dai. No, grazie. Allora, qua com'è messa la situazione? Sta scendendo un po' il discorso. È salito la civilization value, quindi per ora non stanno spawnando. Mentre invece qua è sempre un problema. E qua è un grande problema. No. Quindi quanto salgono? Di 0,6 perché non abbiamo civilization da nessuna parte. Questi sono colonizzabili da noi? No. Perché non ci confiniamo qua? Ah no, non sono proprio. Cioè, sono delle zone inabitabili. Cioè ci si può passare ma non sono abitabili, sono una roba diversa. Ah no, la rivolta di Seleucide ci chiede l'accesso. Ah, Kirby l'abbiamo appena negato, vabbè. Mi spiace perché la rivolta di Seleucide non è male. Albania, come l'Albania qua? LOL. Alla traccia inizia a non piacermi tantissimo, eh. Oh, siamo saliti di livello militare ancora. Vedendo le tecnologie che possiamo fare. Allora, Siege Ability più 5%, Movement Speed più 10%, Heavy Cavalry. Ma il Movement Speed mi piace. Vado di Movement Speed. E vado anche di Siege Ability.
Adesso pian pianino questo dobbiamo farcela salire. Il problema è che abbiamo pochissima, cioè la nostra faraonessa, la nostra basilissa ha poca finezza.